Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere una roba veloce. Intanto vediamo, qui siamo davanti al mio mega fienile. Qui non ci sono più le pecore. Dove sono finite? Se mi seguite lo scoprirete. Ho creato da poco una nuovissima farm che permette la collezione di tutti i colori di lana. Vedete? Qui in questa zona adesso non c'è ancora niente. E questa zona qua in fondo, boh, non so, magari ci terrò il lama o magari faccio altre qualche. Non lo so, sarà un'altra stalla da fare. E vedete, ho creato un blocco di lana per ogni colore e sostanzialmente adesso le pecore che ci sono qua devo farle riprodurre e poi tingerle con tutti i coloranti che ho qua, che sono tutti quelli del gioco, che sono 16. Chi non lo sa vuol dire che non conosce bene il gioco. I coloranti e le lane presenti in Minecraft sono assolutamente 16. Innanzitutto iniziamo subito a far riprodurre queste due pecore. Ecco qua, una volta uscite fuori qui, i cuoricini, dovrebbe, si spera, dovrebbe esserci un cucciolo, non sempre proprio, non sempre fattibile. Il concetto è fategli fare un cucciolo e poi portatevi una pecora perché l'altra crescerà. Quindi in questo caso io mi prendo questa pecora, apro la porta sperando che non scappi via il cucciolo. Dai, vieni, perfetto. Ah, ti ho griffato alla grande. E ora facciamo riprodurre un'altra pecora. Facciamo lo stesso procedimento per un paio di pecore. E così almeno siamo sicuri che un paio di pecore possano riprodursi, così in modo da avere più pecore a disposizione. Poi quando ogni cancello avrà due pecore, le tingeremo secondo il colore che c'è presente sulle. Magari se vuoi fare un figlio me lo dici, così magari niente, oggi non c'è voglia. Non c'è niente da fare. Vediamo se il cuccioli qui. Ecco qua. Per esempio, qua c'è un cucciolo e due adulti. Mettiamo via l'adulto. E chiudiamo il cuccioli. E lo mettiamo. Dove lo portiamo? Qua c'è una pecora sola. Sarà un procedimento lungo, veramente lungo. Vediamo se queste hanno voglia di riprodursi. Sempre un po' un'incognita. Oh, ecco. Vedete? Un cucciolo! È nato un cucciolo. Quindi, sempre lo stesso procedimento, se tutto va bene. Ci azzinghiamo una bella pecorella e ce la portiamo via. Vieni qua, seguimi. Seguimi, stupidotta. Seguimi. Seguimi. No, no, tu non dovevi uscire. Vabbè. E ora facciamo di andare avanti con questo procedimento, sperando che non scappi nessuno. Entra dentro, pecorella. Sì, come metti dentro. Ok. Anche l'altra, magari. Sì, due in uno. Ah, ti ho fregato. Ok, ora sarà alquanto difficile uscire. Ecco, vedete? Ecco, questo è sempre il grosso problema. Ci sono queste pecorelle che sono veramente, mamma mia, disastrosamente odiose. È una cosa assurda, sono odiose. Scappano. Non vuole proprio entrare. Ora abbiamo la lavanderia sottofondo. Entra. Sono qui, sì, esatto. Ah, vabbè. Lasciamola fuori appena che. Anzi, andiamo qua. No, esce fuori, scappa. E ora iniziamo a. Accidenti, questi qui sono già due. Io farei quasi quasi di iniziare a prendere un po' di coloranti e dargli colori che si merita. Ecco qua. Pecore rosse, vedete? Pecore rosse. Tingiamo di rosso. Anche il cucciolo? Sì. Così quando lui crescerà sapremo che sono pecore rosse. Poi qui abbiamo le pecore grigio chiaro. Colorante grigio. Grigio, no? Ho detto grigio chiaro, non grigio scuro. Qui quante ce n'è? Una sola. Non va bene. Ecco qua. Queste due sono colorante giallo. Il giallo inizia già a prescriversi un bel
Minchia, se non prendo i colori però, ragazzi, inizia già a rischiarsi. Una buona cosa. E fatto. Ah, a posto. Stai dentro. Mannaggia te. E una. Allora, questa è bianca, non bisogna tingerla. Allora, io ne lascerei un paio. Quelle. Ne lascerei un paio di bianche, così se riesco a farle riprodurre, poi le divido in tutti. Le divido in tutti i cosi. Questa è la farm, pian piano la completa. Porca miseria. Ok, così non scapperà più. Avrei dovuto metterci il vetro, però magari in un secondo momento ci metto il vetro. Intanto andiamo a vedere quanto sta producendo questa farm di ferro. E sta producendo veramente tanto, ragazzi. È epica sta farm. E niente, ragazzi. Grazie per la visione, questo era veramente un video veloce. E niente, ora io continuerò qui a rompergli le balle, a dividerle, farle riprodurre, magari portare qualche pecora, aspettare che una cresce, fare altro, insomma, quel che c'è bisogno fare. Comunque, grazie per la visione, ciao a tutti.